Buongiorno a tutti, io porto il saluto a tutti i presenti da parte del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà e da parte del corso di laurea in Geografia e Processi Territoriali. Questo è un convegno di mezza giornata che tratta argomenti che sono di grande interesse sia per questo Dipartimento, per le sue varie sfaccettature, sia per il corso di laurea in geografia in particolare. Ci sono anche dei nostri studenti, per fortuna. Sono argomenti appunto di grande interesse per tutti, il consumo del suolo. Paola ha sottotitolato il suo libro appena uscito Il territorio tra speculazione, incuria e degrado. Sono effettivamente queste le problematiche che affliggono il territorio in questo momento. È la speculazione perché si continua a costruire nonostante la popolazione non aumenti, a costruire nuove case, a espandere le città a danno della campagna, ma è anche a volte l'incuria, la noncuranza che fa sì che il territorio venga abbandonato a se stesso, spesso appunto si degradi per la scarsa cura che tutti mettiamo e dedichiamo ad esso. Penso che in questa giornata si tratteranno molti argomenti di grande interesse. Il tempo è tiranno perché fra l'altro l'assessore Donini deve andare via molto presto, quindi io cedo la parola all'architetto Cervellati che coordinerà tutto l'andamento del convegno. Grazie. Rispetto al programma, buongiorno intanto. Rispetto al programma credo che bisogna scoordinare il coordinamento e darei subito la parola, perché l'ha richiesta con impegni non spostabili, all'assessore Donini. A mio parere la sua presenza è molto importante in questo incontro, perché, ed è un parere del tutto personale, l'assessore Donini eredita una situazione, a mio parere, poco brillante, per essere eufemistici, in una regione che non ha brillato negli ultimi decenni in materia urbanistica, in materia di assetto territoriale, in materia del territorio inteso come patrimonio comune. E questo credo che questo suo intervento sia molto importante, perché sono successe, stanno succedendo operazioni con che sono figlie di una legge urbanistica regionale obsoleta, faraginosa, completamente avulsa da una logica anche con questi piani doppi, tripli, che non hanno valore, che hanno valore poi solamente regolamenti che vengono variati, ma che vengono variati all'interno di una legge, lo dico molto in sintesi perché non è che io debba sostituire Donini, ma sarà molto interessante ascoltarlo, di una legge che a mio parere privatizza, come altre leggi italiane ultimamente, privatizza quello che è il patrimonio collettivo. Cioè tende a favorire una privatizzazione della pianificazione stessa, dell'assetto del territorio, di ciò che è un bene comune, che è un bene della collettività. E quindi questa eredità la si vede e la si manifesta
cioè questo, diciamo, questa privatizzazione che passa ormai in tutte le cose, nel nostro paese, nella cultura anche, porta a stravolgere la situazione italiana, più in generale oltre a quella del territorio, e a accantonare completamente la pianificazione, cioè la programmazione. La pianificazione che ritorna ad essere vista come qualcosa di sovietico che imbriglia, impedisce una libertà o un liberismo di intervento. Quindi do subito la parola all'assessore Donini e sicuramente sentirà commenti poi nella fase successiva dei vari interventi.